Io credo che prima di imparare ad ascoltare gli altri nel council, fuori dal council, dobbiamo imparare a dare più ascolto al nostro corpo, purtroppo proiettati all'esterno. Non sappiamo nemmeno di possedere risorse interiori capaci di modificare radicalmente la nostra esistenza, in grado di farci uscire da una vita piatta, stereotipata, governata dalle abitudini. Pensiamo, dimenticandoci quello che ci hanno insegnato i saggi di Oriente e di Occidente, i mistici di tutte le religioni e tutti i grandi psicologi di ogni tempo. Cioè che pensare è l'attività più insignificante del cervello, quella che ci illude. Dobbiamo liberarci, ma è così utile, dai pensieri, dall'idea che ci siamo fatti di noi stessi, per essere solo una consapevolezza presente. Perché la mente ci inganna. E per questo dobbiamo imparare a stare con noi stessi senza dirci nulla, accogliendo i disagi e i dolori anche dell'anima, senza alcun commento. Anche le tensioni, anche gli aspetti negativi, sono parole del nostro corpo a cui dobbiamo dare ascolto. Ma cosa che ci rende così difficile prestare ascolto al nostro corpo, stare con noi stessi, nel presente, consapevoli, senza paure, senza pensieri, ma sicuri, tranquilli, e vivere serenamente? Rogers sostiene che questo accade perché, andando avanti con gli anni, la maggior parte delle persone diventa sempre più timorosa. Abbiamo paura di vivere, paura di perdere il lavoro, paura di perdere il partner, paura di ciò che gli altri diranno, paura della morte, eccetera. Per far fronte a queste paure ricerchiamo qualcuno a cui aggrapparci e ci attacchiamo alle cose, alle persone. Come un bambino piccolo stringe la mano della madre, così noi vogliamo qualcosa a cui aggrapparci, qualcuno che ci dia sicurezza, qualcuno che ci ami. Ci attacchiamo, ci aggrappiamo e cerchiamo la sicurezza, vogliamo la sicurezza nella società, nel lavoro o nella religione, oppure nel rapporto con il padre e la madre, nel rapporto con il marito o la moglie, con i figli, fino a morte, a diventare proprio schiavi, no? Perché ci attacchiamo, cioè dipendenti, perdendo la libertà. Ma a lungo andare è facile accorgersi che nella vita non c'è alcuna sicurezza. Cioè la vita per definizione non può dare certezze, sicurezze. Solo allora si può iniziare a liberarsi da ogni tipo di certezza e dalla ricerca costante delle certezze. E quindi da ogni dipendenza. Perché solo nel momento in cui si dipende da qualcosa si ha paura di perderla. E dove c'è la paura? Non c'è sicurezza, non c'è amore, ma prevale l'egoismo e la possessività. Quindi bisogna rendersi conto che l'ansia, la paura tipica della nostra cultura, della nostra società moderna, la sofferenza, insomma, c'è quando ci aggrappiamo alle cose che ci danno sicurezza, apparente, ci danno soddisfazione, perché allora abbiamo paura di chiunque o di qualunque cosa possa portarcene via. Insomma, perché noi ci aggrappiamo alle cose, alle persone, alle conoscenze, alle certezze e le accumuliamo al fine di sentirci sicuri, di evitare il dolore. Il dolore, la paura è inerente a questo processo di accumulazione. Solo quando accettiamo ciò che è e smettiamo di attaccarci alle cose, di aggrapparci, di accumulare, tra virgolette, il sé non è presente,
la mente completamente libera dei pensieri. Allora si ha una vera esperienza di pace, di gioia e di vera autorealizzazione. Ma da dove dobbiamo cominciare? Dobbiamo cominciare proprio di qua, dal nostro corpo. È molto attenta a quello che è il linguaggio del corpo, il linguaggio delle arti, o la teatralità, diciamo, quindi sia la gestualità, il corpo, quello che viene chiamato anche linguaggio corporeo, linguaggio non verbale, e anche la messa in atto di una serie di cure, o di prendersi cura della persona attraverso la lettura o l'ascolto, anche quello che è il corpo porta. Dobbiamo iniziare proprio dal nostro corpo, perché se è vero che dobbiamo imparare ad andare oltre il nostro corpo, dobbiamo imparare a volare alto, dicevamo, ricordate, cioè ad autotrascenderci per avere una visione più reale e completa della nostra esistenza. Prima però dobbiamo imparare a stare con i piedi per terra, altrimenti non riusciremo a spiccare il volo, tra virgolette, e quindi a volare alto. Cioè dobbiamo imparare in pratica a stare di più nel corpo, cioè nelle sensazioni, nel presente, e meno nella mente, cioè nei pensieri, per decondizionarci. Perché? Perché i nostri condizionamenti non sono delle idee o dei concetti, ma sono una presenza nel corpo. Condizionamento è fatto di giudizi, di opinioni, di valori, di credenze, di pregiudizi che esistono a livello psicologico, emozionale, ma esistono anche a livello corporeo, come una rete di, a livello fisico, fatto di tensioni, di contrazioni, di blocchi, di insensibilità, di posture croniche, di somatizzazione. Quindi nel corpo esistono questi condizionamenti. In genere cerchiamo di evitare, cioè di non ascoltare, di far tacere le parole del nostro corpo, evitare le nostre tensioni, di rimediarci il più velocemente possibile. Il risultato è in genere temporale, limitato, se c'è un risultato. Perché attraverso quelle tensioni, attraverso il nostro corpo ci sta dicendo qualcosa, ci parla. Il corpo è di certo la parte di noi che ci permette di fare l'esperienza di questa vita. E dobbiamo avere ascolto se vogliamo finire. I nostri sensi sono le porte della nostra percezione. Senza di essi, come esisteremmo? Essere presenti nel qui e ora come requisito essenziale, quindi la nostra capacità di stare nel corpo, cioè di ascoltare il nostro corpo e di sentire come pensieri, emozioni siano associati a precise sensazioni fisiche. Se ci riusciremo, la nostra capacità di stare nel corpo darà una radice e un senso di densità, di solidità a esperienze altrimenti molto evanescenti, troppo veloci da afferrare. Per esempio, riconoscere i sintomi a livello fisico di una certa attività di giudizio, di attacco del nostro superego, le difese associate ci permette di unificare tutti i livelli della nostra consapevolezza fisico, mentale ed emozionale, cioè ci porta con i piedi per terra, cioè sentire, vedere come ci sentiamo, come magari stringiamo i pugni, la tensione dei pugni, o il blocco respiratorio, sensazioni corporee, nel momento in cui abbiamo dei pensieri che ci arrivano dal superego, ci mette con i piedi per terra, radica nel nostro corpo, nel presente, delle sensazioni troppo evanescenti che altrimenti si sfuggirebbero, non sarebbe difficile diventarne consapevoli.
nella fisicità dell'esperienza. Il corpo è qui e ora. La mente non muore quasi mai. E altrettanto le emozioni, essi vivono soprattutto nel passato e nel futuro, figli della memoria o del desiderio. Invece il corpo è qui, sente, vede, percepisce. La contrazione che avviene, per esempio, nel petto non è separata dalla tristezza che provo, né dal ricordo di una ferita magari ricevuta nel passato, dal desiderio di andare oltre quell'episodio nel futuro. Quindi, ascoltando il corpo, con l'attenzione del petto, per esempio, si può facilitare la consapevolezza completa e il superamento, magari, di condizionamenti inconsci. Invece di cercare di liberarsi subito dei sintomi del corpo, che continuano a ripetersi perché vogliono farsi ascoltare da noi e noi cerchiamo di non ascoltarli, possiamo imparare a praticare la presenza, a stare qui, a mantenere la nostra attenzione su una precisa parte del corpo che ci sta parlando e usarli come una porta nel nostro inconscio. In questo modo noi aumentiamo la consapevolezza e la conoscenza di noi stessi. La prima cosa che potete esplorare è la vostra storia. Questa prima parte dell'esplorazione riguarda la storia personale di ognuno di voi e, per così dire, apre la scatola dell'inconscio. Successivamente potete osservare quali effetti produce il vostro corpo raccontare una storia, un episodio magari della nostra infanzia, eccetera. In questo momento, portando la vostra attenzione nel corpo a ciò che si manifesta in esso, mentre lo state raccontando. Per esempio, potreste notare che c'è una contrazione nel plesso solare insieme a una difficoltà di respirare, un generale senso di pesantezza, e questo si può fare in una psicoterapia, o in un colloquio di pausa, o in un gruppo di incontro, mentre la persona sta parlando della sua storia, o anche in ogni momento della vostra giornata. Potete anche notare, per esempio, che siete tristi, c'è un senso di frustrazione parlando di un certo episodio del passato o di una certa persona che vi ha ferito, che avete una tensione corpo nel corpo, avete un'emozione, un sentimento, tristezza. Ora parlare di me. Questa seconda fase dell'esplorazione vi porta nel presente, radicando la memoria e le emozioni associate agli effetti che si hanno nel vostro corpo nel presente. Ciò che avviene è che le tensioni o altre sensazioni associate a particolari eventi si attivano quando si parla di certi eventi. Ciò permette di cominciare ad individuare una rete di correlazioni che include pensieri, emozioni, sensazioni fisiche, proprio tensione a volte, attività del superiore o difese. Ma come si fa? Basta avere la volontà di ascoltare non solo gli altri, la musica, la televisione,